Buon sabato pomeriggio, benvenuti cari amici, siamo alla 55esima puntata di Cult e voglio subito salutare i nostri amici Riccardo Cesari e Paolo Laganga che ci hanno preceduto con la loro bellissima trasmissione Your Song Pro. Ogni sabato ci propongono un artista, un brano originale e lo discutono magistralmente con commenti tecnici, musicali, artistici, quindi vi invito a seguirli sempre, Riccardo e Paolo, prima di noi, Your Song Pro. Ma cominciamo con Cult. Cult, come sapete, è la nostra piattaforma culturale di FR Live che trovate ovviamente tutti i sabati alle 16.45 su questo canale, ma anche sui social. FR Live è presente su Facebook, su Instagram, naturalmente su YouTube al canale FR News e quindi ci trovate ovunque. Saluto anche Valentina Tolomelli che presenta con me questa trasmissione, oggi non ha potuto essere presente, me la sta ancora facendo pagare perché io l'ho lasciata sola in qualche puntata e quindi oggi sono qui, ma non da solo, non ho Valentina, ma ho un'altra presenza assai gradita, un personaggio che è qui di fianco a me, ecco la regia ha allargato l'inquadratura e abbiamo qui il grandissimo Marcello Romeo. Benvenuto. Bene. Marcello. Grazie Gisele, grazie a tutti per essere qua, questo è uno studio a me molto, diciamo, come dire, sono molto affezionato a questo studio perché, come sai, tutti i lunedì sera dopo Ciaccio qui andiamo in onda con Music Generation, con Natasha. Non so quante puntate, tu sei coltissimo, tu sai quante puntate hai fatto. Io non riesco a ricordare quante puntate sono abbiamo fatto. Marcello, sono qua prof. Di Music Generation, fra Punto Radio, Rete 8 e poi dopo qui con Radio Italia di 60 TV, non so, saranno 300, 250, non complimenti, lo so. Quindi tanti. Tu sei di casa qui, insomma. Qua siamo di casa, c'è una regia fantastica, una produzione eccezionale, poi sono molto amico di Francesco Romano e naturalmente poi sono un tuo collega di palco. Assolutamente, ma avremo occasione nella puntata di parlare ampiamente della tua attività artistica e oserei dire anche della nostra, visto che abbiamo tanti progetti in comune. Ma prima di tutto, come hai già fatto in parte tu, salutiamo il nostro regista Max Bingotti e tutti i tecnici, in particolare Luca, che ci assistono in questa trasmissione. E naturalmente salutiamo e ringraziamo i nostri autori, Elena Romano, che è la nostra giornalista e autrice, quindi tutti i focus che vedrete nel corso di questa trasmissione, così come di quelle passate e future, sono sempre a cura di Elena Romano, che è bravissima. Particolarmente oggi avremo una puntata con contenuti molto vari, dal sociale alla musica al cinema e quindi facciamo davvero tanti complimenti a Elena che veramente mi associo anch'io ai complimenti a Elena perché è una giornalista formidabile. È bravissima nel condurre le interviste e nel preparare tutto il format, veramente in gamba. Assolutamente sì, e poi naturalmente salutiamo Francesco Romano che è il grande capo di FR Live, è proprio Mister FR Live, che grazie a lui, diciamo, una persona veramente vulcanica che organizza una marea di eventi ed è quindi, diciamo, il produttore di queste belle trasmissioni come Cult, come Your Song Pro e come Sociache Groove, che è condotta da LV e da DJ Mista. Ok, quindi c'è una puntata molto varia. Prima di entrare nel primo Cult, Marcello, volevo dirti che quando c'è stata l'inquadratura su di te, ero indeciso se la persona inquadrata fosse Marcello Romeo o Gaetano Curreri. No, regia fa. Guarda come assomiglia. È Marcello Romeo. Guarda come assomiglia a Curreri qui. Marcello Romeo. Salutiamo Gaetano. Salutiamo Gaetano, certamente. Salutiamo. Bene. Allora, cominciamo dal primo Cult, la prima parte della trasmissione. E oggi è il tema di questa prima parte della trasmissione è molto serio perché parleremo di immigrazione e di tutto quello che gira attorno all'immigrazione e ne parleremo con Eleana Elefante che è una giornalista esperta di immigrazione e cooperazione internazionale ed è un personaggio molto caro e molto amico di FR Live, pensate che è giornalista e avvocato e con anche una grande vena creativa che la porta anche a cantare e a dipingere, quindi io ammiro sempre queste personalità così eclettiche. E la sua passione nasce da quando era bambina in Puglia, dove
si è sempre sentita molto legata ai diritti dei diseredati in fuga dalla miseria, dalla violenza e dai regimi totalitari. Quindi stiamo parlando veramente di temi molto molto seri e devo dire che il lavoro di Eleana Elefante è notevole da questo punto di vista. E, diciamo che la passione per la giustizia umanitaria fa parte proprio del carattere di Eleana, che si è raccontata a Elena Romano. Ha fatto come al solito una bellissima intervista e adesso ve la facciamo vedere, quindi prego la regia di mandarla in onda e poi magari Marcello dopo mi dici anche tu cosa ne pensi di questa personalità incredibile che è Eleana Elefante. Ciao Elena, sono Eleana Elefante, giornalista che si occupa di Mediterraneo centrale. Monitoro quelli che sono i flussi del Nord Africa verso l'Italia, quindi verso Lampedusa, in prevalenza dalla Libia e dalla Tunisia. Conseguenza di ciò, il mio lavoro prevede anche quella che è tutta un'analisi geopolitica di tutti quelli che sono i conflitti, molto spesso prevalentemente la causa di questi flussi migratori. Come nasce questa passione? Questa è una missione di vita. Da bambina, quando ancora vivevo in Puglia, arrivarono i primi albanesi e quindi in quel periodo lì mi sono ritrovata proprio ad assistere i primi motoscafi che fino a pochi giorni prima sbarcavano sigarette e quindi si occupavano di contrabbando di sigarette, hanno iniziato invece a trasportare persone. Con i miei amici avevamo 10, 11, 12 anni. Quindi sentivamo con un orecchio il motoscafo che arrivava dal mare e con l'altro orecchio le macchine che avrebbero caricato poi dopo queste sigarette. Quel giorno lì io mi sono ritrovata a non vedere delle scatole lanciate dal motoscafo, ma ho iniziato a vedere delle persone. Per cui sono andata a chiamare mio nonno e appena ha visto la scena e ha capito, mi ha detto togliti le scarpe, buttati in acqua e porta più gente che puoi e arriva. E quindi abbiamo aperto quelle che erano le case al mare e quant'altro. Ho vissuto tutti insieme questa prima esperienza di cooperazione familiare e di accoglienza, quando ancora, ripeto, in Italia non c'erano normative che prevedevano, insomma, la gestione dei flussi. Tu non ci pensi più fino a quando non diventi grande. Il mio sogno nel cassetto era quello appunto di fare cooperazione internazionale. Ti lauri in giurisprudenza. Ho fatto praticamente l'avvocato per 12 anni, ma sin dal primo giorno ho prediletto sempre il diritto penale e quello che era all'epoca il diritto amministrativo che andava a coinvolgere tutti i migranti, ovvero i permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, richieste d'asilo. Salvarne il più possibile. Esatto. Ho dimenticato quell'esperienza infantile che poi man mano che facevo l'avvocato immigrazionista è ritornata fuori. E quindi a un certo punto ho abbandonato tutto e ho deciso di gettarmi nella cooperazione internazionale. Quindi sono partita per il Nord Africa e ho tracciato quella che era la rotta migratoria via terra prima di arrivare in Libia, quindi prima ancora dell'imbarco. E lì sono stata sicuramente una pazza perché sono partita da sola con una macchina fotografica, con una guardia del corpo armata in loco, la mia cartina dove mi ero fatta tutto il mio percorso e da lì poi è partita la mia avventura in questo mestiere per capitolare poi dopo a Lampedusa, fare il monitoraggio da Lampedusa, Libia e Tunisia. Tu scrivi per vari giornali, che cosa consiglieresti a una persona che volesse intraprendere questo tipo di carriera? Sicuramente il campo, perché oggi si è persa un po' la visione dal campo, rimane fondamentale perché il campo ti dà proprio gli odori, ti dà le sensazioni, ti dà la percezione del pericolo e della situazione reale in cui ti stai muovendo. Quindi anche decodificare un'esperienza vista direttamente sul campo è diverso rispetto a decodificarla dal proprio studio, davanti al proprio computer, con delle immagini riportate da altri. Cosa può fare un giornalista in questi casi? Raccontare il momento. Raccontare il momento non vuol dire raccontare necessariamente la verità.
Vuol dire raccontare ciò che si vede in quel momento. Poi la verità verrà accertata in altre sedi, esattamente da quell'ottica, che poi può evolversi, cioè un attimo dopo quel fatto può prendere un'altra piega. Come ti muovi in un paese arabo, da europea, bionda? Mi vesto normalmente, ma cerco di seguire quelle che sono le tradizioni del posto, quindi se sono in un paese musulmano, islamico, dove è previsto lo jador, uso tranquillamente lo jador, mi copro e cerco di, per far sì insomma che si possa creare anche quella relazione di fiducia, no? Con quelli che devono essere poi dopo i miei interlocutori. Cosa vuole fare Eliana da grande? Mi piacerebbe provare a fare ancora meglio quello che faccio, continuare a dare un'idea di quello che accade quotidianamente nel Mediterraneo centrale, ma anche riuscire a portare la mia esperienza verso una proposta di soluzione o di migliore gestione rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi, perché ad oggi vediamo una regressione rispetto alla gestione passata. Cioè, per assurdo, la gestione fatta a 12 anni da me e dalla mia famiglia era molto più funzionale rispetto a oggi, con 10.000 decreti in atto, l'Unione Europea, delle legiferazioni di tutti i tipi e quant'altro, che però non sono funzionali rispetto al fenomeno che oggi stiamo vivendo. Grazie mille. A te. Stop. Abbiamo appena visto un servizio su un tema veramente attuale e che sarà sempre più attuale. Purtroppo stiamo vivendo momenti molto critici a livello di politica internazionale, con questi conflitti in Medio Oriente che si stanno inasprendo, e quindi il tema dell'immigrazione sarà sempre più attuale in questi anni. Tra l'altro, Marcello, abbiamo spesso sentito parlare di Libia durante questo focus, e sappiamo che tu sei nato e cresciuto, sì, fino a 14 anni, mi sembra, in Libia, giusto? Sì, esattamente, anche un po' di più. Sì, sono cresciuto in Libia, sono nato in Libia, ho frequentato le scuole lì, anche le medie. Poi sono arrivato in Italia a tempi del liceo e quindi ho proseguito qui. La Libia è un paese meraviglioso, bellissimo. Ho praticamente inventato due canzoni per la Libia, una è Ghibli, che tu conosci bene, assolutamente, e l'altra è Zattera di Sale, che parla proprio di questo argomento del fenomeno migratorio. Il fenomeno migratorio è un fenomeno che c'è sempre stato nei millenni e nei secoli, perché l'uomo si è sempre spostato. Poi c'è stato un momento di ferma, ora è ripreso in una maniera vertiginosa. Quindi il futuro è sempre, sarà caratterizzato da queste migrazioni. E quindi dobbiamo un attimo anche capire come gestire questa situazione, però è un dato di fatto, c'è. E naturalmente si parla sempre di quelli che sbarcano, ma io mi vorrei soffermare su quelli che ci rimangono in quel bellissimo Mediterraneo. Purtroppo ce ne sono tanti, non so quanti ce ne sono sotto quel mare meraviglioso, rimasti in questi decine e decine di anni. Purtroppo è così, Marcello, e il tuo brano che hai citato, Zattera di Sale, ha anche un video molto molto bello con la regia, mi sembra, di Milo Barbieri. Di Milo Barbieri, sì, un cartone animato fatto con delle zattere vere, piccoline, e con dei cartoni animati di carta proprio, di un padre e un bambino che decidono di fare questa traversata. Sì, quindi vi invito a andare su YouTube e cercare il video Zattera di Sale di Marcello Romeo, perché è veramente in tema con quanto abbiamo appena sentito. Grazie. Da Eliana Elefante nel servizio di Elena Romano. Ma avremo modo di parlare tanto di te, Marcello, tra un po'. Prima di entrare appunto nella storia e nelle attività artistiche di Marcello Romeo, lanciamo i nostri sponsor che ci danno la possibilità di fare questa trasmissione tutte le settimane. Ecco, qui abbiamo il garage del commercio, che utilizziamo anche io, Marcello, per parcheggiare la macchina. Restage House Flipping Immobiliare, Car Wash City, che è un autolavaggio molto attrezzato, Pasticceria Repubblica San Lazzaro, dove si tengono anche molti eventi musicali organizzati proprio da FR Live. Quest'estate tantissimi li ho, sì, visti. Abbiamo suonato anche io e Valentina proprio con la nostra Cult Bang, che è l'esibizione live della trasmissione Cult, dove non facciamo solo
servizi giornalistici, diciamo, ma anche musica dal vivo. Ma questo, adesso siamo arrivati al tuo momento, Marcello. Ok. È il momento di entrare nel cult dedicato a Marcello Romeo, che mi sta facendo compagnia dall'inizio della trasmissione. Ma adesso, bando alle ciance, parliamo di te. Abbiamo detto che sei nato in Libia e quindi hai un passato assai interessante, che ha appunto pesato anche nella tua attività artistica. Hai scritto due brani sulla Libia, ma probabilmente il ricordo della Libia ancora influenza la tua scrittura musicale. Aleggia tantissimo. Delle volte sogno di essere ancora là, sai che si sogna di notte, ti ricordi l'ultimo sogno, ma quello della Libia, anche se avviene prima, non è l'ultimo sogno, mi rimane, mi ricordo il mio collegio, la mia scuola, gli amici, i cugini, i parenti, la casa dove abitavo. Sono tutte cose che ti rimangono in testa. Pensa un po', per gente come i miei genitori che ci sono nati e hanno vissuto per oltre 40 anni, oppure i miei nonni addirittura, che anche i miei nonni sono nati là. Certo. Quindi è stata una cosa drammatica venire via da quello, infatti, da quel paese. L'uscita della Libia è stata violenta, un momento e difficile, drammatica, no? Con l'arrivo di Gheddafi, che poi pian piano ha mandato via tutti gli italiani. Però vabbè, la Libia rimane la Libia, non c'entra Gheddafi. Per me la Libia è una terra meravigliosa, bellissima, stupenda. Sento ancora i suoi profumi, le sue immagini, le costruzioni romane, un po' di tutto. Assolutamente, infatti se andate anche qui ad ascoltarvi il brano Ghibli, sembra proprio di respirare il vento della Libia e gli odori, insomma. Ci sarà un continuo. Assolutamente sì. Allora Marcello, quindi tu sei poi arrivato in Italia, hai studiato, ti sei laureato in medicina, ma la passione musicale è rimasta in te. Esattamente sì. E poi dopo, nel corso degli anni, allora bisogna dire che durante l'università e anche oltre, io ho fatto il pianista dei nightclub qua a Bologna, quindi diciamo dal 78 fino all'89-90 ho fatto quello. Poi dopo mi sono dedicato a una professione, come in un'azienda multinazionale di ricerca farmaceutica, e dopodiché sono tornato alla musica in tempi recenti. Ecco, grazie anche a te e a tutti gli amici abbiamo formato questa band bellissima. Esatto, quindi arriviamo ai tempi recenti. Tu hai fatto alcuni album, l'ultimo è Dolce Amaro, giusto? Il tuo ultimo album? Sì, l'ultimo album è Dolce Amaro, dal quale Dolce Amaro abbiamo estratto alcune canzoni che abbiamo riportato live insieme ad altre di Califano, perché nel corso dei night io ho accompagnato anche Califano, e quindi insieme a te e la band abbiamo fatto il Duse qua a Bologna, e questa è stata una cosa meravigliosa, andare sul palco del Duse. Te lo ricordi, che emozione? Me lo ricordo, sì. Quando mi hai proposto di andare a suonare al Duse non ci volevo credere e mi tremavano le gambe fino a due minuti prima, poi una volta saliti una volta palco, saliti è passato, l'emozione di essere lì ha prevalso, ci siamo proprio divertiti. Quindi hai formato questa band fantastica, vogliamo ricordare tutti i componenti della allora band? Allora ricordiamo, alla chitarra e voce è Ghisle. Chitarra. E voce e solista e corista è Nia, Angela Madonia. Bravissima. Alla batteria il batterista di Patti Pravo, Filippo Lambertucci. Alle tastiere il tastierista storico di Luca Carboni, che è Daniele Bruno, detto Daino, e veniamo al clou, al bassista, che è il bassista di Lucio Dalla per 35 anni, nonché l'arrangiatore degli album più famosi, degli Stadio, di Luca Carboni, di Dalla, che è Roberto Costa, che è il quale ha costruito e ha creato dall'America Russo, ricordiamocelo, è quello storico, l'album più importante probabilmente dove è contenuta Caruso, il cui arrangiamento l'ha fatto. Assolutamente sì, veramente un onore poter suonare con tutti questi bravissimi musicisti. E allora io direi di far vedere adesso, Marcello, un video, sì, tratto dal nostro live. Dove? E forse quello del Teatro Bellinzona, perché ne abbiamo fatti, esatto, parecchi quest'anno, probabilmente questo è del Teatro Bellinzona. Abbiamo fatto un mini tour estivo, in effetti. Abbiamo fatto anche un mini tour, è vero, abbiamo fatto Ravenna, Uzzano, Bologna, eccetera. Esatto, e questo al Bellinzona, che è stato, se non ricordo male, il 5 giugno, sì, perché l'abbiamo rimandato per qualche mese. Causa alluvione, questo qui il 5 giugno, esatto, al Teatro Bellinzona in via Saragozza. È stato un po' il primo concerto di questo mini tour estivo che abbiamo fatto, e allora abbiamo estrapolato questo brano e ce lo andiamo a vedere e poi dopo lo commentiamo un po', eh. Esatto. Vai, un regia. Tempo piccolo. Sei stanco?
buttai dal letto per sentirmi libero. Mi toccai il viso come un pagliaccio che bevi bocca con tanto ghiaccio. Scesi in strada, mi mischiai nel traffico, rotolai in salita come fossi magico. Che emozione rivederci su quel palco, Marcello. Certo, un'emozione veramente forte, bella, soprattutto il calore, la forza musicale, l'energia che viene fuori da questa band, perché credimi, io guardo il pubblico quando canto, ecco qua la band, guarda che bella foto. E li vogliamo ricordare, dunque Ghisa alla chitarra, Daniele Bruno alla tastiera, e io alla voce, e Roberto Costa al basso, Nia ai cori e anche in alcuni pezzi solista, quando per esempio un'estate fa la canta praticamente quasi tutta lei, e Filippo Lambertucci alla batteria. Grande, il calore bello che viene, e la musica nel frattempo, perché io non vi vedo purtroppo, io guardo il pubblico, voi siete alle mie spalle, però mi piace indietreggiare, essere in mezzo a noi, in mezzo a voi, e mi sento veramente molto appoggiato e coccolato. Sì, ricordiamo che in questo video eravamo appunto al Teatro Bellinzona di Bologna, era il 5 giugno, questo spettacolo prevede metà della durata dello spettacolo stesso dedicata ai brani originali di Marcello e l'altra metà ai brani di Franco Califano, magistralmente riarrangiati dal maestro Roberto Costa, giusto? E anche alcuni da Daniele Bruno. E anche alcuni da Daniele, insieme giusto, a te. Giusto, giusto. No, io non mi prendo, sono stati Roberto e Daniele che hanno riarrangiato i brani di Califano, quindi sono delle versioni veramente interessanti. Veramente interessanti. E i miei brani sono stati riarrangiati tutti da Costa in maniera live, per dare lo spazio a tutti gli strumenti di suonare
Direi che è venuto fuori un effetto sorpresa molto carino che piace molto e abbiamo già un seguito. Fra l'altro il Bellinzona ci vedrà protagonisti ancora una volta il 18 dicembre. Esattamente, saremo ancora lì, quindi cominciate a comprare i biglietti che andranno a ruba. E adesso li apriranno, abbiamo già il titolo, sarà Una notte da ricordare e ci esibiremo noi come band, Marcello Romeo & Friends, insieme alla band di Eleonora a Paroli. E quindi fra poco ci sarà la locandina, ci saranno degli articoli, qualcosa sui blog e soprattutto al Teatro Bellinzona cominceranno a esporre sia le locandine che anche qualche cosa di descrizione su questo spettacolo. È un viaggio sempre attraverso i night club e le disco club, con Eleonora Paroli, con una band anche lei stratosferica, e quindi ballerine, fiati eccetera. Non anticipo sarà nulla. Uno spettacolo ancora più vario, quindi. Sì, è proprio vario, è veramente bello, il 18 dicembre sarà proprio in epoca pre-natalizia, si apre, perfetto, diciamo, il Natale con qualche cosa di magistrale. 18 dicembre, Teatro Bellinzona, Marcello Romeo & Friends, farò anch'io parte della band come chitarrista, e Eleonora Paroli. Canterai anche tu. Canterò anche, sì, quella sera lì canterò qualcosa anch'io. E vorrei anche ricordare, ma interamente in 10 secondi, che per poi dobbiamo passare all'ultimo caldo di oggi, sì, che al Teatro Bellinzona, il 5 giugno, sul palco, prima di noi, abbiamo avuto l'onore di avere Milena Mingotti. Milena Mingotti, certamente. Che è una cantautrice bravissima, giovanissima, sta andando alla grande, prodotta proprio da Roberto Costa. Quindi salutiamo anche Milena. Che ha aperto tutti i nostri concerti quest'anno. Esattamente. Dobbiamo passare rapidamente all'ultimo cult. Marcello, stai qui con me. Sono l'ultima qua. Parte della trasmissione la dedichiamo al cinema. Oggi parliamo di un film del 2004 che è Se mi lasci ti cancello. Chi ci parlerà di questo film? Un personaggio molto speciale e amico, naturalmente, di FR Live, che è Virginia Mancariello, vocalista raffinata che da anni conosciamo come la Virgin Meraville, che è la voce femminile di LV and the Garden House. Quindi, come sempre, il servizio è di Elena Romano e preghiamo la regia di mandarlo in onda, e poi Marcello resta qui che alla fine ci salutiamo e salutiamo i nostri amici. Mi chiamo Clementine. Io sono Joy. Ciao Joy. Niente prese in giro sul mio nome. Quando ti innamori. Ti piacciono? Oh. Sembri un mandarino. È tutto perfetto. Ciao Virginia. Ciao. Parliamo di cinema e ti chiedo, un film che ti emoziona sempre? Se mi lasci ti cancello. Dopo una settimana d'addio, la consacrazione di Jim Carrey come superstar. Un'interpretazione perfetta di Jim Carrey. Un film sorprendente, magistralmente diretto e interpretato. E per quale motivo? O per quali motivi ci sarebbe da dire? Intanto i due attori protagonisti che amo in tutte le loro opere, diciamo. Fino al giorno. Stai tentando di scoprire se mi sono scopata qualcuno stanotte. Non fai così per piacere alle persone? In cui vorrai cancellarla dalla tua vita. È paragonabile agli effetti di una sgronza colossale, più o meno. È uno scherzo, vero? Mi assicuro di no. E poi la storia che se un amore va male, dopo uno tende a volerlo cancellare, mi ha fatto male per un certo periodo, perché l'abbiamo pensato un po' tutti dopo una delusione d'amore. È anche molto tenero, però poi nel film si vede che ritorna quella storia. Senti, bello, chiariamo le cose subito. Io richiedo molto impegno, perciò non ho nessuna voglia di fare lo slalom intorno al tuo matrimonio o qualunque altra cosa del genere. Se ti va di stare con me, stai con me. Ok. Troppi uomini pensano che io sia un'idea o che possa completarli o che possa riuscire a ridargli la vita. Ma io sono solo una ragazza incasinata che cerca la sua pace mentale. Non farmi carico della tua. Perché l'amore non si può cancellare. Quando lo vivi, ritorna in qualche modo. Ehi, ciao. Ciao. Ti ho visto, sai, seduto qua giù, per conto tuo. E ho pensato, grazie a Dio, una persona normale che non sa interagire in queste situazioni. Sì. Io non so mai che cosa dire. Io sono Clementine. Mi potresti prestare un pezzetto di pollo? E poi te lo sei preso senza aspettare la risposta.
Sì, quindi non si può dimenticare una storia d'amore. per alcuni è preferibile cancellarlo proprio mettendoci Sì, una bella pietra quando soffri scolpita, molto può tipo. esserci questa reazione, però quella sofferenza ti dà comunque degli strumenti nuovi per affrontare quello che viene dopo. Siamo qui, John. E tra poco sarà finito. Lo so. Che cosa facciamo? Divertiamoci. Rivedendolo ai giorni nostri, perché ormai ha un bel po' Sì. di anni, non trovi che sia ancora molto, molto attuale, che non abbia perso il suo smalto, insomma? Secondo Perché, me sì, lo è ancora. Esatto, a parte le dinamiche più o meno possono che essere, corrono. cioè, corsi e ricorsi storici in fatto Esatto. sentimentale, ma a parte questo, è che effettivamente elaborare la rottura di una, come dire, di una storia d'amore. Non è semplice, è una perdita e comunque possiamo andare avanti nel progresso nel mondo quanto vogliamo, ma l'amore ci muove, ci fa morire, ci fa gioire e ci muove dentro e fuori. Forse sarebbe diverso se potessimo provarci un'altra volta. Ricordati di me, fa del tuo meglio. Mi verrebbe da dire che la trovata del film sia perlomeno molto molto ottimistica, nel senso che non potendo, come dire, eliminare fisicamente, cosa che ovviamente neanche vogliamo dire, ma Certo, e purtroppo la di questi cronaca ci tempi, insegna infatti, che sì, purtroppo, insomma, succede. storicamente un po' c'è sempre stato, come Certo. in Italia finché non è arrivato il divorzio arrivavano Mamma mia. i delitti d'onore, Già. e quindi questa cosa. Ma in realtà questa dinamica ci fa pensare che un modo forse per cancellare o perlomeno cancellare il dolore c'è. Accoglierlo, accettarlo, camminarci di fianco, piano piano se ne va alle Grazie mille. Grazie a te. Stop. Jim Carrey, Kate Winslet. Se mi lasci, ti cancello. Ecco, stavamo commentando io e Marcello quanto ci piace Jim Carrey e ho scoperto appunto che Marcello è un grande estimatore di questo attore, vero Marcello? Grandissimo dei film, a parte Mask, quell'altro che abbiamo nominato, The The Truman Truman Show, Show, ce ne sono certo. stati altri, quello ambientato in Africa, che alcune scene ancora esilaranti se ci penso, mi viene. Mi ricordo che anche i miei figli erano piccolissimi quando hanno visto quel film, loro li volevano vedere tutti e sono rimasti estasiati, ridevano da morire, cioè bellissimo, Sì, veramente un bello, grande veramente attore, una mimica facciale direi bello. unica. Quando fa Clint Eastwood o quando Sì. fa James Dean oppure altri attori famosi, cioè lui è incredibile. Muovendo i muscoli orbicolari, i muscoli facciali, riesce a riprodurre in 3D il volto di un altro, cioè non so come faccia, veramente. Incredibile e molto bello anche come sempre il servizio di Elena Romano e ringraziamo Virgin Meraville di Elvien de Garden House che ha commentato questo film. Siamo arrivati ormai alla fine, abbiamo una manciata di secondi per ringraziare il nostro pubblico e ancora una volta ricordare Marcello che saremo insieme sul palco del Bellinzona il 18 dicembre esatto, 2023. con lo spettacolo Canzoni di notte No, Marcello Romeo in lo Fresh più. spettacolo si intitola Una notte da ricordare. Ah, quindi avremo un La nuovo parte format. centrale siamo Perfetto. noi con le canzoni di notte, rivedremo la scaletta, stiamo modificando alcune canzoni e con l'apertura di Erano Parolin la sua band e la chiusura, il ballo finale, perché si ballerà anche tantissimo. Ottimo, allora vi aspettiamo tutti il 18 dicembre, ma comunque anche sabato prossimo saremo qui a farvi compagnia con Calta alle 16:45 su questo canale Radio Italia anni 60 TV, canale 81. Buon weekend a tutti da parte mia e anche ovviamente di Marcello Romeo che abbiamo avuto ospite tutta la puntata. Vi auguriamo un bellissimo sabato sera e una bellissima domenica. Ciao! Esatto, ciao!
Ciao, ciao Valentina.